Bella a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ritorniamo su eFootball 2025 per il secondo video di giornata, dove andremo ad analizzare Frank Ribéry dei calci di rigore. Un giocatore sicuramente molto interessante, che ha delle statistiche davvero valide, però secondo me gli manca comunque qualcosa per essere da meta. Adesso andiamo a scoprire, ci faremo un paio di partite. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate sempre tanti tantissimi like di supporto, l'extra fondamentale per l'andamento del video. Cerchiamo in questi contenuti di arrivare almeno ad 80 like, in modo che comunque sempre il contenuto possa girare, perché i like sono strafondamentali, ve lo dico sempre. Quindi mi raccomando, state facendo comunque sempre tantissimo, ma ci tengo comunque a ribadirlo in modo che non vi dimentichiate. Comunque è sempre e comunque gratuito. Poi vi ricordo sempre che faccio lezioni private su questo videogame, quindi qualora voleste migliorare sotto l'aspetto del gameplay, della conoscenza delle carte, del team building, non esitate a contattarmi. Trovate tutto in descrizione, Instagram, Facebook e Telegram. Detto questo, andiamo subito a vedere Frank Ribéry. Allora ragazzi, eccoci qua con Frank Ribéry. Queste sono le sue statistiche. Vi ricordo sempre che io, giocando con Southgate, non ho la possibilità di avere le statistiche al massimo su determinati parametri, perché comunque fa 87 di contrattacco, mentre con 88 dovrebbe comunque alzarsi ancora qualcosina. Il booster ce l'ha sulla tecnica, quindi controllo palla, dribbling, possesso stretto e passaggio raso terra. E io gli ho messo tiro, come booster, anche perché è stato casuale. Non ho la possibilità sull'account Xbox di poter insegnare nello specifico un booster. Mi ha dato due volte duelli, io avevo 4 token per il casuale e mi è uscito due volte duelli, quindi fase difensiva. Dovrebbe fare comunque con build automatica 99 e con il booster sulle statistiche tecniche, in questo caso il dribbling, alzandogliene ancora, deve fare comunque 100. Non ci impazzisco, raga. Cioè, non sto dietro a guardare l'overall, a me interessa che il giocatore sia funzionale. Le stats sono belle. Le stats sono belle, perché comunque è un giocatore tecnico, passa bene il pallone, è discretamente veloce, è comunque forte anche nel controllo corpo, nel contatto fisico. Comunque non è un fenomeno, però ricordiamoci che ha 38 anni e giocava nella Fiorentina. Dovrebbe essere migliore come seconda punta, va bene anche trequartista all'occorrenza, più che altro avendo comunque, essendo alto 1,70, secondo me risentirà un pochino appunto del contatto fisico, visto il meta attuale. Io non mi perderei troppo in chiacchiere, farei vedere velocemente la build di questo giocatore con tiro 5, passaggio 3, dribbling 12, destrezza 8, forza, arti inferiori 9. Ricordo che il booster appunto aggiuntivo è sul tiro, quindi per me va bene, però magari qualcosina in più sulla velocità avrebbe fatto molto comodo. Vediamo se poi su PlayStation riesco a dargli qualcosina sulla velocità, però avendo già quello del Bayern Monaco, essendo uscito quello Francia, questo giocatore sicuramente parte un po' indietro, però scopriamolo in campo. Per quanto riguarda l'abilità, e concludiamo questo discorso, lui è pieno zeppo di abilità importanti, come l'esterno a giro, lo spirito combattivo, il passaggio filtrante, il doppio tocco, l'elastico, la Veronica, il taglio di spalle giro, tutte skill, tra l'altro, tante skill. Io gli ho aggiunto semplicemente il controllo di suola, il tiro di prima, ci vuole il passaggio di prima, secondo me già così potrebbe essere abbastanza completo. Nel caso lo utilizzaste come appunto seconda punta, perché per me è la sua posizione ideale, gli aggiungerei qualche altra abilità di tiro, come magari tiro a scendere o esterno a giro, ce l'ha già a giro da distante, perché potrebbe essere buono. Vediamo se ce l'ho io, però non ho IGP, quindi in ogni caso non posso farlo. Comunque a giro da distante, oltre a queste due abilità, il passaggio di prima, e avete risolto il problema. Detto ciò, andiamo a giocare un paio di partite e vediamo questo Frank Ribéry in campo. Ci siamo, avversario trovato. Su Xbox si fa un po' di fatica a trovare un avversario. Qualcuno mi ha detto: Genna cambia il nome alla squadra, ormai non siete più sottovalutati. Però ragazzi, per anche ragioni di brand, secondo me, penso che lasciare sottovalutati sia la migliore cosa. Comunque, vediamo se abbiamo un giocatore a palla che vogliono giocare. Assolutamente no, se si riuscisse a stare anche senza giocare sarebbe meglio, giusto? Comunque Frank Ribéry sta bene, non vedo l'ora di provarlo, secondo me
sarà interessante. Questa è la squadra del nostro avversario con Esaeda, stato Gullit Esa. Va bene, con York davanti, esotico. Squadra comunque molto carina. Andiamo a giocare. Allora, partiamo. Questa è la seconda volta, tra l'altro, che mi faccio la divisione 4. Sapete perché? Perché con questo matchmaking ho trovato tantissimi top 50. E quindi giocavo contro top 50 e io ovviamente magari me la cavo, però non sono forte quanto loro. Qui ci sono top 50 che sono veramente top 50, sono proprio forti. Quindi purtroppo non mi è andata bene col matchmaking nella prima fase. Anche qualche divisione 2, insomma, non bello come situazione, anche perché c'è gente che è subito tryhard e noi vorremmo magari goderci bene o male il gameplay e invece ti ritrovi ancora in quella situazione qua. Bello, bravo. Bella azione, complimenti. Attendista, anche il capitano non me ne ero accorto. Comunque, al momento Ribéry non l'ho ancora notato. Eccolo qua, c'è le scarpe bianche. Interessante. Con 17, mi pare che fosse anche lì con la Fiorentina. Con 17, stiamo attenti a Gullit perché è un dito nel sedere nel gioco aereo. Niente, dai, andiamo. Vai, vai. Minchia, Messi veramente, oh. Mamma mia, Messi, ragazzi. Madonna. Senza parole. Un passaggio, un appoggio più che altro che si poteva. Sì, Scholes. Stoichkov. Dai, bro. Gliela volevo passare a Ribéry. Niente da fare, ho sbagliato. Sapete che non era per lui. Un po' lento. Diamolo, eccolo qua, Frank. Bello, sgusciante! Bello, mamma mia, sgusciantissimo! Cos'è successo? Guardate bene! Mamma mia, che dribbler! Bello, 1-0, 1-0, dai! Con lo scarpino tattico è interessante. Ok, palla recuperata. Ho sbagliato io. Si è impastato, ragazzi. Si è veramente impastato il giocatore. Si è bloccato. Ho sbagliato io con quel passaggio di là. Ci sta. Se subito gol è la colpa mia. Stiamo attenti. L'avversario comunque sa giocare e lo abbiamo visto. Anche rientra, Madonna, come sono lenti. Vabbè. Però se la gente cammina. Bello, ci sta. Mi piace perché Stoichkov c'ha una velocità, c'è un'accelerazione bruciante. Ed è stato recuperato da uno che c'ha 78 accelerazione. Non ha ancora l'abilità intercettazione il nostro Scholes. Porca vacca, bravo Simon. Bella Franco. Avete capito qualcosa voi? Niente. Tecnicamente gli stavamo davanti, ma non è riuscito a ripartire. Vabbè. Bello.
Ribéry, ragazzi, vedete come si muove nello stretto? Come si muove nello stretto? Mamma mia. Bellino, eh? Questi body type sono proprio adatti a questo gameplay. Vabbè. Qua Ribéry non può. Eccola qua. Quando vi dicevo dell'animazione marcia, è proprio per questo che non va bene. Vai, bello. Ok. Bella ripartenza. Questo è proprio contrattacco. Sapete cosa c'è? Che abbiamo magari tanti giocatori bassi, col baricentro basso, e quindi automatico fisicamente perdiamo molto. Mi dà quella sensazione lì, Ribéry comunque. Qua ho sbagliato. Sono confuso con i tasti. Bello. Bellissimo, vai così. Chiudi. Sì. Letal 4-0 e continua. Bene, bene. Se passavo lì in mezzo con Ribéry, tanta roba. A 0, 4-0, tripletta di Stoichkov e gol mi pare di Messi, non mi ricordo. Comunque stiamo giocando molto bene, oggi sembra carino il gameplay, proprio in tutto e per tutto. Bella carta veramente. È ovvio, secondo me non è ai livelli di Ribéry del Bayern Monaco, però è un'ottima alternativa, scusate, è veramente un'ottima alternativa. E soprattutto una carta regalata, quindi sotto un certo punto di vista non si butta via niente. Su questo account lo sapete, si è investito poco e avere questo tipo di giocatori che comunque fa la differenza fa sempre comodo, ecco dai. Comunque 4-0. Se qualcuno vuole uscire in automatico mi fa un piacere. Comunque Siman, vi dico, rispetto a qualche tempo fa lo vedo proprio migliorato. Fa delle parate incredibili. Alla faccia di chi dice che i portieri non parano nulla, fischia. Vai, ma come esce? Bravo! Goffo! Però ci sta. No, non dovevi fare quel tocco in più, dovevi subito farla, crocchetta, amico mio. Poi c'è anche spirito combattivo, ragazzi, quindi, cioè, volete mettere. Bellissimo, il nuovo dribbling è bellissimo. Bravo, Frank, minchia, è fortissimo. Ah, che sfiga, va. Sempre sta roba che si nasconde, mi dà troppo fastidio. Bello.
Scusate ragazzi, mi sto un attimo gasando, mi sta piacendo. Un sacco di finte contro finte. Il ragazzo continua, eh. Stoichkov sul pezzo stamattina. Tienila lì, non è facile. Fisicamente non tiene niente, quello lo sapevo già. Era per Frank. Un pochino più teso perché magari me la intercettavano. No, porca miseria. No, non mi ha attivato L2, ciao. No, che si è magnato, ragazzi. Non mi si è attivato L2 lì con Beckenbauer, però si è mangiato un gol bruttissimo. Cioè. Andiamo a sbattere contro. Comunque non ha giocato male lui, eh. Non ha giocato male. È stato sfortunato. Vai, vai. Invece che fa la crocchetta, vai, vai, fai ancora quelle robe lì. Non ha preso niente. Vai, Franco, niente. Potrebbe diventare titolarissimo, ve lo dico. Oh. Fallaccio su Ribéry, brutto, da parte di Maicon. Se facciamo battere Franco? Ci sta, 86, da provare, ragazzi. Oh mamma. Peccato. Era buona, è iniziata bene. Ah, peccato. Veramente un gran peccato. Vabbè, ci stava, anche se non volevo dargliela più alla fine. Quando si riesce a giocare così è sempre uno spettacolo, tutte queste crocchette, tutte queste giocate. Ripeto, ragazzo non meritava comunque di stare sotto 6-0, mai nella vita. Ma Franco dov'era in quel caso qua? Stavolta bello, andiamo, andiamo, andiamo. Vabbè, peccato, sono andasse dritto. Non ha tirato subito, eppure era lì. Passaggio fantastico di Stoichkov che l'ha mandato in porta. Comunque, 4 gol di Stoichkov, Neymar, Messi, gran prestazione da parte comunque di Ribéry. E ripeto, ragazzi, oh, il ragazzo ha fatto tantissimi tiri, non meritava di stare sotto 6-0, noi siamo stati molto cinici, però Ribéry ha fatto una gran partita. Secondo e ultimo avversario, un divisione 3. Allora, vediamo un po' la squadra, c'è Mbappé che sta bene, lo facciamo giocare. Lui gioca così con 4-2-3-1, ma ha
abbastanza particolare questo tipo di schema. Ronaldinho nuovo, si vede che lo avrà sculato perché per la squadra mi sembra abbastanza free to play. Matheus anche. Beh, dai, comunque, a parte il fatto che è tutta spostata così, sembra molto carina. Vediamo noi. Allora, beh, Frank, ovviamente, non lo cambiamo, ragazzi, che rimane titolarissimo di questa squadra. Poi, se la dovrà giocare un po', può fare anche il trequartista, secondo me, perché non è velocissimo. Però col body type che si ritrova. Cioè, secondo me se la può giocare, se la può giocare. Questo è incredibile. Eccoci qua con la seconda partita. Giochiamo contro Grecia. Speriamo bene perché non mi fanno impazzire questo tipo di partite. Sono molto lente, molto molto lente. Vediamo se col gameplay nuovo anche queste cose qua non si sentono più. Vediamo Grecia. Il contropiede veloce di Grecia. Risulta essere forse un po' no, possesso palla. Scholes. Bravo, Kylian Mbappé fermo come pochi, ricomincia il pennone. Ah, che peccato. Occhio perché cross al centro sicuramente per Haaland, eh. Ragazzi, c'ho tutti addosso praticamente. A un certo punto ne avevo 4 addosso, probabilmente. Gli altri erano tutti. Tra l'altro, nessuno mi dava una mano. Nessuno. Facciamo finta che non abbia visto sta roba. Bello Frank. Niente, non sono riuscito. Era buona idea, secondo me. No! Madosca. Ho capito, ma chi la passiamo così? Centrocampo che si è svuotato. Guarda che c'è Scholes. Franco. Opa, opa, niente. Era per Ribéry, non è uscita. Oh. Minchia, Scholes, ma tutto bene con questi passaggi qua. Brutto, fra. Niente, non siamo riusciti. Tienila, fra, ok. Non stiamo riuscendo nel nostro intento. Creiamo molto, ma mi è rimasta in testa quell'occasione nitida che abbiamo avuto. Ho detto che il game potrebbe essere un po' complicato a sto punto. E vabbè, le vince per forza. Vabbè, ma scusa una roba, ma scusami una roba, Siman. Hai fatto tutto molto bene. Questo ha tirato di sinistro da 30 metri e ti ha fatto col tuo di fuori posizione proprio. Vabbè, è per me start il greco. Adesso ha spostato Haaland a sinistra. Sto facendo, cioè, le sue tattiche personalizzate. Non era per lui.
niente. Vabbè, come fai a non prenderla in mezzo lì? Così ho fatto anche prima. Vabbè, niente, mette il giocatore in mezzo e bravo. Bravo, c'è niente da dire. Mette il giocatore in mezzo e fa schermo, non lo so. Fa bene tra l'altro perché se... Bello anche qua Ribéry. Anzi no, Ribéry era Messi quello. Ribéry era su in alto. Sì, c'è tanto movimento. E continua a premere start. Guarda, vi faccio vedere, eh. Guardate. Adesso sta messo così. Mo sposterà Haaland dall'altra parte un'altra volta, eh. Fisicamente purtroppo non è un fenomeno. Vabbè, 1-1. Va bene, non è un problema. Però soffrire così non mi fa star tranquillo. Anche perché con la squadra che ha mi sembra davvero... Cioè, gli interpreti sono pure buoni, ma come li distribuisce in campo fa ridere. Quindi, vabbè, secondo tempo. Vediamo. A parte che, non... cioè, nel senso, noto delle cose che sono strane, però... Cioè, è buono per l'amor di Dio, ma è battibile secondo me. Se ci fosse meno problemi quando vado ad intercettare il pallone, sarebbe ancora meglio. Niente. Oh, riesce a tutti i giocatori sempre posizionati bene. Si vede che in qualche modo qua funziona. Buona, buona intesa. Però, allora, quando arrivo in quella situazione qua, c'è cioè un giocatore che ti viene ad aiutare. Vedi, c'è anche il rimpallo qua, ma perché una volta non può andare dove dico io, dove sono io? No, deve andare per forza lui in difesa. Che peccato. Fallo, eh. Niente da fare. Vince ogni sacrosanto rimpallo. Oh, adesso però mi sono stancato però, eh. Trova sempre sto cacchio. Sta traiettoria la trova sempre, oh. È incredibile. Trova la traiettoria in maniera pulita. Bravo. Ah. Ma non è per lui.
Niente, questo dovrebbe essere un fenomeno lì in mezzo, così, per dire. Oh, ragazzi, c'è sempre questo guizzo qua, è bravo, che devo dirvi? È infermabile quando riesce a fare questo tracciante qua, questo filtrantone, in mezzo a due cristiani. Togliamo Ribéry, che mi sembra abbastanza stanco, ci mettiamo Jude Bellingham, cominciamo a fare veramente sul serio, perché sennò qua non ne usciamo più. Vedo che sta andando molto bene. Io mi sto concentrando, ma non c'è problema di ritardi e niente, eh. Tutto perfetto la partita. Bravo, bella assist, cacchio. Lo so, perché siete tutti storti. Oh, Rudiger, tu gli devi andare addosso. Se lo meritavo. Se lo meritavo, ragazzi, vi giuro, è un modulo di merda, ma rende bene. Non lo so perché. Non lo so perché. Non so come cacchio fa, ma rende veramente bene sto modulo qua. Arrivano sempre tutti in ritardo i miei comunque, c'è da dire questo, eh. I miei sempre tutti in ritardo arrivano. Ma sono tutti fermi, tutti fermi, non c'è niente da fare. Oh. Ragazzi, guardate come riesce a fare qualsiasi cosa. Oh. Dai, provare quel modulo di merda qua. Oh. Poi magari mano mia non regge niente. Ecco. Però un po' sveglia, cioè io dico un po' sveglia. Non dico molto, eh. Non ho preso la crocchetta, non l'ho smarcato e via. Passaggio scelto da lui. Niente, oh, niente, niente. Queste cazzate qua gli escono bene, oh, guarda, guarda. Godo, ma godo tantissimo, perché vince qualsiasi cosa, vince. Ogni rimpallo lo vince. Ma Bellingham, ma ti ho fatto entrare per quale motivo? Mamma che goffo. Non riesco a fermarlo, cioè, invivibile come cosa, invivibile, una partita invivibile, bravo lui, assolutamente, nulla da dire, non meritava neanche, forse meritava proprio di vincere la partita, però veramente è stata una situazione dove io ero praticamente, soprattutto in fase difensiva, contro i suoi attaccanti, ero praticamente invisibile, inesistente. Allora ragazzi, chiudiamo il video, penso comunque di essere stato molto esaustivo, anche nell'ultima partita, ripeto, la persona forte, assolutamente, arrivava sempre primo su ogni pallone, gioco aereo infermabile, e niente, io mi è andata bene che me la sono portata a casa così, con questo pareggio qua. Comunque, giocatore forte, Ribéry, con due partite, un gol e un assist, prestazioni sempre molto positive, statistiche buone. Non fatevi ingannare troppo dall'overall perché è vero che non farà 103-104, però giocandolo si percepisce che è forte, soprattutto come seconda punta secondo me sarà al top. Come trequartista ci sta, come trequartista è valido, come abilità, come boost, scusate, io oltre al tiro, se lo utilizzate in quella posizione qua potrebbe starci qualcosina in più sulla velocità, in modo da portarlo a 90. Su accelerazione e 85-86 sulla velocità, però tutto il resto vi dico tanta tanta roba. Con lo stile di gioco a 88 dovrebbe fare comunque controllo corpo 90, migliorare ancora il dribbling e il possesso estratto mi pare di un punto, però vi ripeto, cioè, secondo me è molto forte, velocità dovrebbe fare anche 85. Comunque, detto questo, carta forte, provatelo, fatemi sapere voi cosa ne pensate, presso una carta regalata veramente tanta tanta roba, posizione ideale seconda punta, io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi.